No, scusami, questo è bellissimo, lo dico. Ciò che può influenzare emotivamente la crescita di un bambino è vedere un atto di violenza, è vedere una madre maltrattata, è vedere confondere un sentimento di amore con un sentimento di odio, non assolutamente l'orientamento sessuale di una persona. Oggi parliamo, cara Alexa, di orientamento sessuale, tema piuttosto complesso, ma che è giusto affrontare anche piuttosto spesso, dato che non se ne parla mai abbastanza, ci sono ancora diversi dubbi e parecchia confusione al riguardo. Ci scrivono, domanda sul nostro forum, Dio ci ha creati maschi e femmine. Dare spazio ad altri orientamenti sessuali significa destabilizzare i bambini che potrebbero diventare dei pervertiti da adulti. Io non ti nego che ho un po' di difficoltà a rispondere a questa domanda, perché secondo me stiamo confondendo dei piani di credenza personali, che non entro in merito che sono giusti o corretti perché ognuno ha la propria opinione. In termini scientifici però mi permetto di dire che stiamo usando delle parole improprie. Ideologia, perversione, stiamo parlando di orientamento sessuale. E la scienza ci ha dimostrato che l'essere attratti dallo stesso sesso non vuol essere identificabile con un deficit, un qualcosa che non funziona o una malattia. Tutto ciò viene anche influenzato da un'ignoranza, da false credenze e da malinformazione che viene fatta quotidianamente. Secondo me alla base c'è, oltre all'ignoranza, dell'odio ingiustificato. Io da sessuologa mi permetto di dire che nel momento stesso in cui si vive serenamente, correttamente, nei termini di rispetto di se stessi e degli altri, la sessualità, noi dobbiamo astenerci da questo giudizio. Non è una perversione, è una modalità di vivere la sessualità. Poi noi possiamo condividerlo o meno. Non rischio di plagiare nessuno con la mia modalità. Anzi, portando avanti queste idee, è molto più probabile far sviluppare nella persona, magari un pochino più fragile, una psicopatologia. Se io mi sento additata, e questo vale per la sessualità, per l'orientamento religioso, per l'orientamento politico, come una persona sbagliata, per definizione, agli occhi degli altri sarò una persona sbagliata. Ideologia e orientamento sessuale sono due cose totalmente diverse. Sono una ragazza di 19 anni e sono omosessuale. Vorrei fare coming out con la mia famiglia, ma temo tantissimo la loro reazione. Come posso fare? La paura è giustificata, purtroppo quello che sentiamo in giro amplifica le nostre paure e capisco la difficoltà nel dover approcciarsi a questo discorso. Io parto sempre dal presupposto che le persone che ci hanno messo al mondo ci debbano voler bene incondizionatamente. Il mio consiglio è quello di prenderti un momento per sentire effettivamente quello che provi e come vuoi comunicarlo ai tuoi genitori. Possiamo anche semplicemente dire che la nostra affettività, quindi il nostro voler bene, il nostro provare dei sentimenti, è rivolto verso persone dello stesso sesso. Non dobbiamo scendere per forza in dettagli, magari è la prima volta che ci approcciamo a questo discorso. Ci sono dei colleghi professionisti che sono specializzati in questo settore, ci sono delle associazioni che aiutano i ragazzi proprio a fare questo passo perché è verosimile che sia terrorizzante, che possono darti una mano a capire qual è la modalità migliore per approcciarti a questo discorso con i tuoi genitori. Un uomo di più di 50 anni che chiede: sono sposato e da sempre etero e sto bene così. Però da qualche tempo ho delle fantasie sessuali che riguardano il membro maschile. Mi chiedo se è una forma di omosessualità repressa o paura che potrebbe essere un terremoto per la mia vita. Stiamo affrontando un discorso molto molto delicato su cui ci sono ancora tanta, mi permette di dire, ignoranza e pregiudizio. Prima di tutto,
ammiro il coraggio dell'utente per essersi esposto così e mi sento di tranquillizzarlo permettendomi di dirgli che in realtà avere delle fantasie su un membro che non è del nostro, che non è del sesso opposto ma del nostro stesso sesso non fa di noi degli omosessuali. Probabilmente quella del nostro utente è una fantasia, ma ciò non vuol dire che sia un omosessuale. Quello che mi viene da consigliargli è che magari sarebbe bene per lui intraprendere un percorso con uno psicologo, un sessuologo, ma non per mettere in discussione la sua sessualità, soprattutto se la sente appartenente e corretta così. Non bisogna andare a minare, come dice giustamente lui, delle nostre credenze o destabilizzare la sensibilità e l'orientamento di una persona. Però magari può essere un modo per dare un significato a ciò che sta provando in questo momento, imparare a conoscersi meglio senza dover mettere in discussione grandi temi come quello dell'orientamento sessuale. A mio avviso, comunque, come sessuologa, una fantasia non vuol dire, non è sinonimo di omosessualità. Vi ringrazio ancora tantissimo per le innumerevoli domande che ci ponete quotidianamente. Io, come sempre, ogni settimana sono qua per rispondere ai vostri quesiti. A presto, ciao!